Io sono Guido 10-2, faccio il sindacalista in un grande gruppo bancario. Di questo evento ho saputo tramite Facebook, ho visto un post che mi aveva colpito, ho comprato il libro di Patrizia, ho seguito qualche sua meditazione e poi le masterclass che erano poi collegate a questo evento e quindi mi sono iscritto all'evento e ho partecipato anche a tutto il percorso Gold, quindi alle meditazioni mattutine, i 14 giorni prima e i 7 giorni dopo l'evento stesso. Ho deciso di partecipare all'evento molto per curiosità e perché sentivo un'affinità molto particolare, quindi la cosa mi ha colpito. Diciamo che io sono uno che cerca molto, ma poi si disperde un pochino. In questo caso mi è venuta proprio un'affinità tale che praticamente ho fatto tutti i giorni gli esercizi, le meditazioni che erano previste e non mi ha pesato minimamente, insomma, ho sentito un richiamo particolare. Mi è piaciuto moltissimo perché nel mio caso mi ha fatto veramente andare a fondo di tutta una serie di passaggi che tutto sommato non conoscevo. Ad esempio, il bambino interiore, io non ci avevo mai lavorato e lavorare sulle ferite che il nostro bambino interiore ha e purtroppo si porta dietro e di cui noi non siamo assolutamente consci. Mi ha fatto venire fuori immediatamente due grandi ferite. Dopo aver scoperto queste due ferite, averle approfondite, averle capite e in qualche modo spero anche guarite, l'ho abbracciato calorosamente e questa cosa è stata grandiosamente liberatoria. Insomma, è stato veramente un momento di come quando si abbraccia qualcuno che ami veramente e che finora appunto non avevi mai conosciuto. Mi porto tantissima energia intanto per cominciare, tantissima voglia di approfondire e di muovermi appunto su quelli che sono dei potenziali progetti della vita e la voglia di approfondire ancora di più, quindi di lavorare sempre di più e magari sempre con più costanza all'interno della ricerca di me stesso e di tutto quello che mi connette alla vita. La cosa più importante però credo che in assoluto sia stata capire un messaggio che è stato forte e chiaro anche dato dagli ospiti che sono intervenuti a questo evento, e cioè il fatto che non è importante solo fare le cose per se stessi, ma a un certo punto il senso lo si capisce quando si fanno le cose per gli altri. Quando si condivide e quando tutti assieme si può lavorare e procedere su un cammino di questo tipo. Beh, un'esperienza di questo tipo io la consiglierei forse non a tutti, ma a chi ha voglia veramente di lavorare sodo e di andare a fondo in una ricerca di se stesso, soprattutto spirituale. Proprio per quello che ho detto, e cioè il fatto che si vanno a scoprire cose di cui non si ha contezza normalmente, perché il nostro mondo e la nostra comunicazione che avviene nel mondo non ci dà assolutamente conto di queste cose e chi prova a parlarne viene preso probabilmente per pazzo. E quindi vai a scoprire tutta una serie di cose, di passaggi, lavorando su te stesso. Quindi non sono teoria, non sono parole al vento, ma sono lavorare concretamente su di te e andarti a cercare tutti quelli che sono i tuoi limiti, le tue problematiche, le tue imperfezioni che in realtà poi ci fanno belli uno diverso dall'altro, ma poi il lavoro non te la puoi raccontare. O lo fai o non lo fai. Quindi o lo fai e vai a fondo sul serio e scopri delle cose bellissime, oppure te la racconti, continui a dire no, ma io sono già bravo, sono già spirituale così di mio, non ho bisogno di fare percorsi, non ho bisogno di fare nulla, e quindi te la racconti alla grande. La cosa essenziale, secondo me, è che ti mantiene giovane la voglia di continuare a cercare e a trovare sempre di più dentro di te quelle che sono le tue vere qualità, le tue vere capacità e appunto donarle possibilmente agli altri. Straordinaria. Quando ho finito il corso,
La prima cosa che ho pensato di fare era assolutamente di mettere in pratica quello che avevo scoperto e quindi di continuare a approfondire, ma soprattutto di cominciare a scrivere e a programmare quelle che erano venute fuori come mie speranze o sogni da realizzare, diciamo. Quindi ho cominciato immediatamente a mettere giù un piano per cominciare, ovviamente al momento solo con un paio di questi desideri, di questi sogni, ma conto di realizzarli e metterli in programmazione tutti quanti e superiamo abbondantemente la decina. Posso solo dire un grande grazie e dare un grande abbraccio a Patrizia. Che oltre a fare il lavoro che fa e a avere l'entusiasmo e l'energia che ci ha coinvolto tutti quanti, ha un grandissimo senso dell'umorismo e si prende un po' in giro e prende in giro anche un po' tutti quanti, e questo alleggerisce molto il lavoro e evita di farci sentire tutti, diciamo, subalterni contro il guru che ci sta dando la grande conoscenza. C'è proprio un rapporto umano molto bello che assolutamente non avevo trovato, credo, in nessun altro prima di oggi.